Allora, ciao, benvenuto da Coach Sebastiano in questa sessione di coaching virtuale, un esperimento, un qualcosa di abbastanza innovativo. Quindi, durante questo video andremo a fare un dialogo virtuale fra me e te che ascolti e ti guiderò in delle riflessioni che ti aiuteranno naturalmente a andare a riflettere appunto su quella che è la tua situazione attuale dal punto di vista professionale e quella che potrebbe essere la tua situazione desiderata dal punto di vista professionale. Come sai, se lo sai, il coaching è proprio questo, è un'attività professionale che un professionista svolge aiutando qualcun altro a fare delle riflessioni, non a fare il lavoro al posto tuo, ma aiutarti a riflettere, considerare, capire quale potrebbe essere un buon programma di azione per passare da dove sei a dove vorresti essere. Allora, bando alle ciance, iniziamo questo esperimento. Andrò a condividere adesso il mio schermo numero 2, in modo tale che potrai anche leggere in qualche modo quello che io ti commenterò, però piuttosto che farti leggere da solo, preferisco farlo assieme a te, in modo tale che la condivisione appunto sia più virtuale, ma al tempo stesso simile a come sarebbe se tu fossi qua con me nel mio studio. Allora, cominciamo subito. Eccoci qui, dovrei essere riuscito a mettermi più nell'angolino qui in alto a destra, quindi mi vedrai adesso che leggerò un pochettino assieme a te, ma tu al tempo stesso potrai leggere, e difatti anche qui ti do il benvenuto a questo coaching virtuale e andiamo subito a vedere quali sono gli argomenti principali che tratteremo e cosa scoprirai seguendo il video fino alla fine. Allora, andremo subito a vedere quali sono le quattro uniche modalità di lavoro e quali preferire. Vedrai che ci sono tantissimi tipi di lavoro in tantissimi settori diversi e tu sai qual è il tuo lavoro, qual è la tua mansione e in quale settore stai lavorando, ma ci sono soltanto quattro modalità. Andremo a vedere quali sono e quali sono le due più importanti, te lo anticipo. Andremo a scoprire perché al 95%, anche se non ti conosco, quindi è una previsione che faccio, nel 95% dei casi anche tu sei finito in due modalità, due di queste quattro modalità, e probabilmente non le due migliori, quindi quelle da cui vorresti forse, lo vediamo, strada facendo, allontanarti. Andremo a scoprire come mai le persone cercano in maniera un po' strana di arricchirsi facendo un lavoro in cui lavorano tanto ma guadagnano poco. So che sembra quasi un paradosso cercare di arricchirsi facendo un lavoro in cui si lavora tanto ma si guadagna poco, eppure, nonostante tutto, è quello che fanno la maggior parte delle persone. Non dico che sia giusto, non dico che sia bello, non dico che sia un errore o che sia colpa di qualcuno se succede questo, però statisticamente lo vedrai anche tu, conti alla mano, succede esattamente questo. Andremo a vedere in che modo le scelte del passato di ognuno di noi hanno condizionato il nostro presente, quindi ciò che tu hai scelto ai tempi della scuola media, del liceo o dell'università o le amicizie, insomma, vari fattori che nel passato hanno condizionato la tua situazione lavorativa, professionale attuale e come eventualmente cambiare questo presente. E andremo a vedere l'unico sistema realistico per viaggiare in qualche modo nel tempo, tornare indietro come se si potesse tornare indietro al momento di questa scelta e poterne fare una nuova per in qualche modo influenzare non il presente, ma il futuro. Okay? Faremo un po' riferimento, te lo dico subito, un po' scherzosamente, al film Ritorno al futuro, in cui si poteva davvero tornare nel passato per poi cambiare il passato e quindi il presente. Questo attualmente non si può ancora fare, per cui cercheremo di cambiare il presente per influenzare il futuro. Bene, allora, ti dicevo, la prima domanda che devi farti è appunto come stai lavorando attualmente, che è diverso da chiederti che lavoro fai attualmente, ok? Questo lo sai tu, se fossimo in diretta magari te lo chiederei anche, ma è davvero anche in realtà poco importante, virtualmente non importante che lavoro fai, ma è più importante capire come lavori, cioè quale di queste quattro modalità. Allora, nello schema qua davanti, vedi che è un quadrante dove c'è quadrante 1, quadrante 2, 43, 44 e ci sono appunto queste quattro modalità. La prima è la più semplice, è quella del dipendente. Ho messo qua un'icona che rappresenta il tempo e leggiamolo insieme. Un dipendente è una persona che lavora in un'impresa, in un'azienda, che sia una fabbrica, un negozio, non è importante appunto, in un'impresa e viene pagato a tariffa oraria fissa con pagamento mensile, ok? In modo per dire che un dipendente ha genericamente uno stipendio che viene dato mensilmente, ma questo stipendio corrisponde a quanto viene pagato all'ora per un totale di ore mensili, ok? E ho messo qui, poi capirai perché, un dipendente in genere non deve occuparsi di marketing, cioè nel suo lavoro, nella sua modalità di lavoro, il marketing non c'entra. E capirai fra un attimo perché invece è importante capire se c'entra o se non c'entra. Il secondo è il libero professionista, ho messo ancora l'icona del tempo, però ho messo un'icona che rappresenta in qualche modo appunto il marketing, la pubblicità, la promozione.
E questo liberoprofessionista lavora da solo per i clienti che si trova ed è pagato con una tariffa oraria come il dipendente, ma variabile, cioè non fissa. Quindi di volta in volta, in base alle sue competenze, in base al cliente, in base al servizio, può cambiare la tariffa oraria, quindi può guadagnare anche di più, però ha sempre il vincolo del tempo, cioè basato sul tempo, sulla tariffa oraria, e deve fare marketing per trovarsi i clienti. Okay? Vado veloce su questo schema perché poi lo riapprofondiremo. Invece, nel terzo quadrante, qui sulla destra, quindi vedi, cambiano anche colore, questi due sono a sinistra, questi due sono a destra e cambiano anche colore, c'è l'imprenditore, c'è la modalità di lavoro da imprenditore. Anche qui non conta in che settore, potresti essere nel settore dell'idraulica, della pasticceria, degli hotel, piuttosto che non avere un'agenzia web, sei un imprenditore comunque, e quindi hai un sistema impresa, con dei collaboratori, cioè quindi non sei da solo come liberoprofessionista, ma hai anche dei collaboratori che lavorano per te, con te, e guadagni in base a quanti clienti aiuti, l'ho messo tra virgolette, ma nel senso con quanti clienti riesci a servire grazie ai tuoi prodotti, ai tuoi servizi che offri a pagamento naturalmente nel mercato. Quindi vendi dei prodotti o dei servizi con un sistema impresa e naturalmente devi fare marketing, qualunque impresa, penso che tu lo sappia, deve fare marketing e deve fare assistenza ai clienti. Non basta avere clienti, bisogna avere anche clienti soddisfatti che magari potenzialmente rimangono tali e continuano a comprare da te prodotti o servizi. Il quarto quadrante e ultimo invece è quello dell'investitore e vedi qui che c'è un meccanismo, l'icona di un meccanismo come qua, cioè di un sistema per cui i soldi lavorano per l'investitore e che fa un profitto attraverso la compravendita di qualcosa di vario genere. L'ho voluto tenere sul vago perché anche qui ci sono diversi modi di investire. Si può investire nel mercato immobiliare, in quello delle valute, in quello degli orologi d'epoca, delle auto, dei quadri, insomma ci sono vari modi, vari mercati in cui si può investire e appunto per fare questo non devi fare un vero e proprio marketing, ma devi sicuramente fare un'analisi del mercato. Allora, tu in che quadrante sei? Ok, appunto, non te lo posso chiedere in maniera interattiva, quindi tu però puoi rispondere, puoi capire se sei un dipendente, se sei un liberoprofessionista, hai una partita IVA, hai una ditta individuale, oppure se hai un'impresa, lo sai, non puoi non saperlo se ce l'hai, oppure se addirittura sei anche un investitore, magari sei un imprenditore e anche un investitore. Ok? Quindi, cos'è però la riflessione, il coaching, il valore di questo coaching che stiamo facendo per quanto virtuale? I primi due quadranti, cioè l'uno e il due, hanno una caratteristica, cioè sono basati sul tempo e il tempo è uno dei fattori più limitanti paradossalmente, perché per quanto tu possa impegnarti avrai comunque sempre 24 ore al giorno, di cui circa 8 le userai per dormire, per riposarti, almeno 2-3 per spostarti, per lavarti, per fare qualcosa, beh, comunque sostanzialmente non ci vuole una laurea in psicologia del lavoro per sapere che bene o male più o meno lavoriamo tutti quanti 8 10, 6 ore al giorno, insomma, è variabile, ma circa potremmo dire 8 ore al giorno è un tempo assolutamente medio. Per cui il fatto che il tuo guadagno nei due quadranti del dipendente e del liberoprofessionista sia legato a quante ore puoi lavorare, per quanto tu possa un po' variare nel caso del liberoprofessionista un po' la tariffa oraria, comunque sempre un pacchetto di 160 ore massimo, cioè 8 per 5 giorni a settimana, 6 giorni a settimana, arriverai a 200, comunque hai un numero limitato di ore che puoi vendere in cambio di una tariffa oraria. Perché sei da solo come liberoprofessionista o comunque hai addirittura stabilito il famoso stipendio fisso, quota fissa, a priori ogni mese la stessa fissa, a prescindere da quanto impegno tu ci metta, da quanti risultati tu abbia, il tuo stipendio fisso del dipendente non cambia. Cambia solo in base alle ore. Okay? Quindi le prime due modalità hanno questo grosso limite, cioè che lo diciamo, siccome il tempo è limitato, il guadagno possibile come dipendente e come liberoprofessionista è limitato. Okay? Eppure, queste due modalità sono sostanzialmente le più diffuse, quelle che in qualche modo anche tutti sogniamo, no? Il famoso stipendio fisso, posto fisso, magari pochi ma sicuri, che non c'è nulla di male nel cercare la sicurezza. Diciamo che oggi come oggi questa sicurezza è un po', un mito che si sta un po' sgretolando e comunque sia, di fatto arricchirsi in questo modo, cioè con le prime due modalità, è matematicamente impossibile. Per arricchirsi non intendo avere uno stipendio discreto che se ti basta siamo tutti contenti, ma se tu vuoi di più comunque, che tu abbia tanto o poco, ma se tu vuoi di più, vuoi arricchirti, cioè se vuoi migliorare, innalzare il tuo tenore di vita, il tuo lifestyle, avere più soldi sostanzialmente per poter finanziare le tue attività, che potrebbero anche essere beneficenza, lo sai tu cosa vuoi farci con i soldi, beh, se tu vuoi guadagnare di più, è davvero matematicamente impossibile farlo con queste due modalità, perché non puoi, o
o forse non vuoi a un certo punto lavorare di più, ok? Non puoi dire siccome voglio guadagnare il doppio, allora lavorerò 16 ore al giorno invece che 8, cioè veramente difficile, insomma, un poco irrealistico, va bene? Quindi qua, ancora una volta, facciamo un attimo due conti per dire, ok, è una bella suggestione, sembra tutto chiaro, ma facciamo due conti. Effettivamente, il dipendente medio italiano almeno vende questo suo pacchetto di 160 ore al mese per circa 8 euro l'ora, questa è un po' la paga media del lavoratore medio, e infatti si arriva a avere 160 per 8 che fa circa 1300, arrotondiamo 1500 euro, in realtà i dati Istat dicono che lo stipendio medio non arriva a 1500 euro al mese, più vicino a 1300, e effettivamente se fai 1300 diviso 160 viene proprio fuori circa 8 euro l'ora. Un libero professionista, appunto, dicevamo, può aumentare la sua tariffa, però anche lì aumenta la tariffa, richiede molto tempo di studi, di professionalizzazione e soprattutto anche di marketing, cioè devi fare marketing per trovare clienti disposti a pagarti di più, per distinguerti dalla concorrenza, eccetera, eccetera, che non stiamo qui ad analizzare i problemi, cioè, di un libero professionista, ma ci sono. E quindi a un certo punto nella sessione qui di coaching virtuale dico la triste verità è che come dipendente il tuo guadagno è limitato dal numero di ore che puoi vendere, ok? Dal numero di ore che puoi vendere. Come libero professionista in realtà sei un solo professionista, sei solo professionista, un solo professionista, scherzo un po', per dire che sei veramente da solo, abbandonato a te stesso, se ti trovi i clienti bene, se non trovi i clienti bene, se non ti pagano mal per te, se smetti di lavorare, se smetti di lavorare, per quanto tu possa guadagnare 100 euro l'ora, al di là che avrai costi per avere una professione che ti frutta 100 euro l'ora, avrai studiato, avrai investito in marketing, avrai uno studio, avrai delle tasse, avrai dei contributi, avrai dei macchinari. Comunque, al di là di questo, ma anche tu potessi guadagnare tanto ogni singola ora, non puoi aumentare le ore e soprattutto il contrario, se diminuisci le ore perché vuoi stare a casa, perché stai in malattia, così nessuno ti paga, sei un libro e solo professionista. Ok? Quindi, se questo te l'ho fatta breve, perché nel coaching non si sta tanto a fare filosofia, è un lavoro molto pratico, molto concreto di analizzare la situazione presente e capire come si può eventualmente cambiarla. Beh, qui nella sessione faccio un po' una riflessione, come dire, è una cosa che riguarda solo te, se appunto ti sei riconosciuto in queste due modalità di dipendente o libero professionista, o sono messi così anche gli altri? Beh, la novità, la triste novità, o comunque la verità, è che il 95% della popolazione fa un lavoro che ricade in queste due modalità, dipendente o libero professionista. E in effetti la maggior parte delle persone, cioè il 95% delle persone, non se la passa poi così tanto bene da un punto di vista economico. Una statistica vuole che il 95% della popolazione possieda soltanto il 5% della ricchezza di un paese e il contrario, dall'altra parte, il 95% della ricchezza, cioè quindi i soldi, la massa più grossa di soldi, la ricchezza più ampia di un paese, è nelle mani di una minoranza, cioè di un 5% della popolazione che sta appunto nei quadranti di destra, non ha nulla a che fare con la destra e la sinistra politica, cioè i quadranti di destra, e quindi gli imprenditori e gli investitori. Okay? Lo vedi qua riassunto in questo schema, quindi il 95% dei lavoratori si divide il 5% della ricchezza, il 5% dei lavoratori detiene il 95% della ricchezza. Okay? Ho scritto lavoratori per dire che non c'è bello brutto lavoratore o non lavoratore capitalista o non è appunto un discorso politico, è un discorso di come lavori, qual è il tuo tipo di la modalità di lavoro e anche l'imprenditore lavora anche di più, però grazie al suo sistema, ai collaboratori e al marketing può avere sicuramente una ricchezza che non è limitata quantomeno dal tempo, okay? Perché ha il tempo suo e anche il tempo dei collaboratori con cui collabora, appunto. Quindi dicevamo, non è una questione tua, probabilmente è una questione molto diffusa della maggioranza e quindi la classe media, la maggioranza, non è media nel senso di mediocre, ma media nel senso da un punto di vista proprio puramente statistico, la classe media è mediocre nel senso che ha un guadagno medio, un guadagno basso e medio, ma non è colpa tua. Quindi di conseguenza se non sei ricco, tra virgolette, cioè non è una questione di ricco come magari si intende oggi anche un po' in maniera esagerata, non dobbiamo essere tutti miliardari o vivere a Dubai, ok? Però nel senso la ricchezza non è nelle mani della maggioranza, questo penso che sia abbastanza ovvio, ok? Quindi sarai d'accordo che poche persone molto ricche, ci sono poche sempre di più poche persone molto ricche e sempre di più, ahimè, molte persone poco ricche o addirittura alla soglia della povertà, ok? Quindi la classe media sta un po' sparendo e come dire, ci sono una minoranza di persone molto ricche e una maggioranza di persone molto, molto mediocri, molto medie e medio-basse. Quindi,
Questa situazione, che ripeto, non è bella, è inutile girarci attorno, non è una bella scoperta, non è un bel panorama della situazione media italiana, è una situazione di cui tanti sono consapevoli e quando si diventa consapevoli, come si dice, e il coaching serve anche a questo, magari soltanto questo beneficio potrebbe essere già qualcosa da questa sessione, quando si diventa consapevoli di un problema si va in genere in cerca di una risposta, quindi dove si va in cerca di una risposta? Oggi come oggi si va, davvero sembra un modo di dire, ma si va su Google a cercare risposte, ok? Quindi ho fatto io, così giusto per vedere dei numeri reali, ma puoi verificarlo anche tu sul tuo Google, come avviare un'impresa, cioè come diventare un imprenditore, potrebbe essere come diventare un imprenditore o come avviare un'impresa alla ricerca, 16 milioni e 300 mila ricerche solo oggi, cioè ogni giorno ci sono 16 milioni di ricerche. Vuol dire che 16 milioni di volte qualcuno si è messo lì a dire come si fa a avviare un'impresa, come investire dei soldi, come fare investimenti. Ripeto, anche qua 5 milioni, un po' meno chiaramente, perché solo chi ha dei soldi che può investire magari cerca come investirli, ma comunque sono tanti. Cioè vuol dire che le persone cercano delle soluzioni a questo problema e più o meno, anche se magari non hanno uno schema così chiaro come già lo stai vedendo tu, sinistra dipendente, libero professionista, destra imprenditore, investitore, comunque le persone cercano come appunto avviare un'impresa, come fare degli investimenti nel mercato magari immobiliare, nel Forex, nel commercio stile Amazon, ci sono vari modi di investire i propri soldi e aprirsi un'impresa. Morale della favola, qua l'ho messo un po' scherzosamente, qual è la sentenza finale? La sentenza finale è che il mondo del lavoro è abbastanza malato, tra virgolette, e ci vuole un dottore, okay? Che non sono io naturalmente, anche se sono dottore in psicologia del lavoro, ma più che altro ci vuole un dottore nel senso che ci vorrebbe un sistema sanitario, cioè che curasse questa piaga un po' sociale, cioè questa mancanza di cultura imprenditoriale, di cultura dell'investire, di educazione finanziaria, ma parlo anche di ABC, non è che dobbiamo diventare tutti quanti geni della finanza, ma semplicemente sapere cos'è un investimento, sapere un po' i termini economici per poter dare a una persona la stessa possibilità che ha di diventare dipendente o libero professionista, ma di diventare anche imprenditore. Cioè, quasi nessuna scuola, a meno che tu non vada a fare dei master specifici in economia, in business administration, appunto in impresa e in finanza, nessuna scuola di base prepara le persone a essere anche imprenditori e non è quindi un caso che la maggioranza delle persone si ritrovi a fare il dipendente o al massimo il libero professionista, che poi in Italia il libero professionista non è altro che spesso il dipendente che si è rotto le scatole di avere un capo che non ne capisce nulla, di sentire che la sua vita è appesa alle decisioni del suo capo, che se il suo capo è bravo a gestire la sua azienda, lui potrà lavorare, se il suo capo non è bravo, verrà anche magari licenziato perché l'azienda chiude. Oggi come oggi tante aziende chiudono per tantissimi motivi e quindi tanti dipendenti si stufano, però l'unica alternativa è di mettersi in proprio, ok? Quindi seguiamo ancora un attimo appunto con i ragionamenti. Il coaching, cioè il coaching che possiamo fare eventualmente, quindi non virtuale, ma magari cioè nel senso in diretta interattiva, quindi sempre con una Zoom, sempre con una Skype o una chiamata WhatsApp, anche semplicemente, questo coaching consiste nel aiutarti a capire come passare dalla situazione attuale, che al 95% è di dipendente o professionista, a una situazione ideale, una situazione desiderata di imprenditore e investitore. Okay? Perché appunto tante persone lo vogliono, ma poche persone sanno anche come fare, quindi vanno in cerca su Google, ma insomma, non è che lì si trovano tantissimi risultati, tantissime cose, ma non sempre insomma, si trovano i modi giusti. Ok? Qua ti sorvoliamo su questo, insomma, il futuro sarà una conseguenza delle scelte professionali che farai oggi, ma questo è molto vero, insomma, al di là della frase un po' così da scrivere. Effettivamente le scelte che hai fatto nel passato hanno determinato il tuo presente, le scelte che farai nel presente oggi possono determinare il tuo futuro. Quindi se vuoi un futuro diverso devi fare delle scelte oggi. Okay? Quindi ho un po' scherzato qui, la vedi la DeLorean, che se mi conosci un pochettino sai che fa molto parte del mio lavoro perché è il nome di uno dei software che utilizziamo nel mio lavoro, ma comunque al di là di questo la DeLorean è così, la macchina del futuro, del film Ritorno al futuro, che ovviamente non esiste, non si può tornare indietro nel tempo, però abbiamo appunto creato un sistema per poter aiutare le persone a fare questo passaggio, che non è una cosa strana, originale, che faccio solo io, che propongo solo io. Chiunque ti può dire che per guadagnare di più, avere più tempo libero, avere più soddisfazione, avere un qualcosa che abbia almeno la possibilità teorico-matematica di farti arricchire, devi aprirti un'impresa. Però naturalmente è difficile farlo, non si sa come fare, non si sa qual è il passo 1, il passo 2, cominci da andare dal notaio piuttosto che non cominci a crearti il logo e il marketing, insomma, tante tante cose per diventare un imprenditore che molte persone sono spaventate proprio perché, appunto, dicevamo, non c'è neanche una cultura scolastica che ci prepara anche minimamente ad
ad avere una mentalità imprenditoriale. Per cui è molto questione di tecniche, di strumenti, ma anche e soprattutto alla base di mindset giusto, cioè di mentalità giusta, no? Di modo di ragionare da imprenditore. Okay? Quindi questo sistema che io sto utilizzando da tanti anni in realtà, e in particolar modo da negli ultimi anni, diciamo, anche proprio per diventare anch'io stesso un investitore, è un sistema assolutamente collaudato, che non ho inventato io, è collaudato da migliaia di altre persone, e davvero, numeri alla mano, ti posso dimostrare che è stato usato da più di 10.000 persone, questo sistema che ha anche il nome di DeLorean, per trasformare un po' la propria situazione attuale verso una situazione ideale di essere anche imprenditori, ok? Quindi, se mi conosci, insomma, ho 50 anni, sono un padre di famiglia, non invito le persone a così buttare i tavoli per aria e cambiare tutto senza magari avere un piano. Quindi se attualmente stai lavorando come dipendente o stai cercando un lavoro o comunque hai una situazione attuale qua lì, puoi tenertela e puoi cominciare a progettare il tuo futuro migliore, okay? Però devi cominciare oggi, okay? Devi cominciare oggi perché, ripeto, proprio perché non è giusto mollare il lavoro senza avere ancora un'altra sicurezza o senza avere una prospettiva, quantomeno. C'è un periodo di incubazione, c'è un periodo di trasformazione della tua mentalità, delle tue capacità, delle tue competenze, non ci vuole uno schiocco di dita, e chiunque ti prometta una cosa del genere scappa a gambe levate da chi ti promette di poterti far arricchire da giorno alla notte. Non esiste, esiste solo nei film o nelle truffe. Ok? Soldi facili, cambiamenti overnight dal giorno alla notte esistono solo nei film o nelle truffe, ok? Te lo ripeto, quindi una cosa seria è un qualcosa che richiede del tempo, e proprio per questo ti dico, inizia oggi, anche e soprattutto se oggi stai ancora lavorando, se hai poco tempo, ok? Molte persone mi dicono, coach, è tutto giusto, lo so, addirittura mi metti il coltello nella piaga. Una persona recentemente mi ha detto, no, guarda, questo discorso mi ha fatto star male, che mi rendo conto che veramente sono incastrato in un lavoro che non mi piace, non mi paga tanto, mi occupa tutto il tempo, quindi un disastro. La consapevolezza alle volte è anche dolorosa, per cui non voglio metterti il coltello nella piaga, ma proprio perché probabilmente il tuo problema è di avere poco tempo e di avere pochi soldi, proprio per questo devi cominciare oggi a fare un piccolo investimento su di te, sul tuo modo di ragionare, sulle tue competenze, sulle tue capacità. Okay? Questo sistema, proprio perché è collaudato, utilizzato da migliaia di persone, 10.000 solo quello che uso io, ma di più, molte, 400.000 in tutto il mondo hanno usato un sistema simile a questo. E proprio per questo possiamo anche avere accesso a tutto questo a delle condizioni, ma veramente economicamente ininfluenti, ok? Non sarà mai quello il problema, ok? Il problema, e con questo andiamo a finire, è che prima di mettersi dal vivo, magari appunto attraverso Zoom, attraverso una telefonata, a pianificare un po' la tua situazione precisa, farmi capire cosa stai facendo attualmente, quanto tempo hai, è proprio questione di capire questo. Cioè, se l'ostacolo fosse non hai tempo e non hai soldi, questo non è l'ostacolo. Cioè, non è che non hai tempo, non hai soldi per fare questo lavoro. È perché non cambi lavoro che non hai tempo, non hai soldi. Quindi l'unica soluzione è cambiare lavoro. Sono nelle condizioni di aiutarti, o quantomeno farti vedere come fare ad avere più tempo, ad avere più soldi, a recuperare queste poche risorse che servono per iniziare, perché da qualche parte bisogna iniziare, e non è che posso farlo io per te. Io posso gratuitamente eventualmente darti tutti i consigli, farti vedere come ho fatto io, come hanno fatto decine di migliaia di altre persone, però non posso fare io il lavoro al posto tuo, non posso investire al posto tuo, non posso prestarti soldi, ovviamente non è questo il mio lavoro, ok? Anzi, ti sto regalando in qualche modo questa consulenza, questo momento di consapevolezza attraverso questo video che è una sessione di coaching virtuale, e poi qui troverai proprio nella pagina Coach Sebastiano, troverai il link appunto per contattarmi direttamente, e ti invito soltanto a non farlo per curiosità, così hai capito di cosa si tratta. Non è uno scherzo, non è un gioco, è una cosa serissima, una cosa che può veramente, veramente cambiare il tuo futuro professionale e di conseguenza anche quello personale, okay? Perché poi la vita delle persone è assolutamente impattata dalla qualità del loro lavoro, del loro benessere economico, di quanto guadagnano. Svegliarsi ogni venerdì mattina con 1.000 euro sulla carta di credito è una cosa, svegliarsi ogni fine mese con un debito magari di 100 euro è ben diverso, okay? Quindi avere più soldi, avere più tempo, avere soprattutto anche una mentalità diversa ti cambierà il presente mentre la crei, questa mentalità, e soprattutto ti cambierà il futuro quando l'avrai creata, quando potrai godere dei frutti di questo nuovo futuro, okay? Per cui io scherzo un po' su DeLorean, su Ritorno al Futuro, ma è esattamente questo che devi fare oggi. Non aspettare oltre, non aspettare un momento in cui avrai più soldi, avrai più tempo, perché se rimani indipendente o un libero professionista, quel momento non arriverà. Okay? Non voglio fare l'uccello del malaugurio, anzi, sai che sono famoso o discretamente famoso per essere
Un amico ottimista, che era il titolo del mio primo libro, per cui ti auguro il meglio, ma voglio essere anche realista oltre che ottimista, e so che il meglio, cioè questo cambiamento che tanti milioni di persone cercano, Google lo dimostra con i suoi risultati, questo passare da dove sei oggi a dove vuoi essere domani, da dipendente o libro-professionista a imprenditore e investitore, non avverrà per caso, non avverrà un momento in cui avrai tanti soldi che ti avanzano e tanto tempo che ti avanza, anzi, sarà sempre peggio per certi versi, per cui inizia oggi. Contattami oggi, fissiamo questa call, saranno 30 minuti, sarà una sessione veloce anche questa, insieme ci metteremo un po' la mano, ti dirò io se posso aiutarti o non posso aiutarti, perché mi farei capire un pochettino la tua situazione, se possiamo farlo lo facciamo insieme. Ci sono tutti gli strumenti, tutta la possibilità, quei pochi soldi che non darai a me, non devi pagare me, ma quei pochi soldi che serviranno per avviare la tua impresa, perché comunque un'impresa per quanto poco avrà sempre dei costi, non saranno mai l'ostacolo, perché veramente parliamo di una cifra ridicola, te la dirò. Naturalmente senza misteri, è una cifra che non è mai stata quella il problema è qui, il problema è nella volontà di cambiare, nella volontà di non accontentarsi o nella speranza ingenua di credere che cambierà, che andrà meglio. Non andrà meglio rimanendo uguali a se stessi, non facendo scelte diverse, ok? Quindi ti aspetto, mi puoi contattare su WhatsApp, qui sulla pagina Coach Sebastiano, dove potrai rileggerti con calma anche i concetti di questo video. E quindi ti aspetto, lavoriamo insieme mezz'ora, che potrebbe essere mezz'ora che cambierà il tuo presente e il tuo futuro. Un saluto, un abbraccio da Coach Sebastiano, alle prossime.